Buongiorno bella gente, benvenuti nel mio canale. Questa qua è la parte 2 per come uso la vasellina per la mia pelle e per i miei capelli. Allora, cominciamo con struccarci con la vasellina. Ha lo stesso uso dell'olio per chi si strucca con l'olio oppure con il bifasico, che io assolutamente non uso. Io mi strucco o con l'olio o con la vasellina. Un consiglio è quello di scaldarla tra le mani e usarla con un po' d'acqua. Adesso vado a pulire il viso con la mia spazzola e il mio sapone normalissimo, un gel. Dopodiché vado a applicare il mio tonico che è acqua di rose per togliere le macchie dei brufoli, tonificare la pelle. È antiossidante anche, toglie anche l'imperfezione. Se avete la pelle molto sensibile, l'acqua di rose è ideale. Io ultimamente ho la pelle un po' disastrata e quindi uso tantissimo l'acqua di rose. Vado ad applicare un po' di acido ialuronico, che ce l'ho a base di siero. Mamma mia, tirati i capelli così indietro, vedo un sacco di capelli bianchi. Oh, devo farmi il colore. E adesso vado ad applicare il siero a base di retinolo che c'è all'1% di Nakomi, che questa qua è una buona marca. Io lo volevo in siero liquido, però ho sbagliato a prenderlo, però mi trovo abbastanza bene. Il retinolo, come sapete, toglie tutte le piccole rughette nel viso. Dopo 30 anni ve lo consiglio vivamente il retinolo. Vado ad applicare un contorno occhi o di Sian che del Lidl e applico un bel po'. La sera cerco di applicare una buona quantità nel contorno occhi. Tra l'altro, questa qua è una marca abbastanza economica, credo che costa solo 1,85 euro, 2 euro e qualcosa, pochissimo. Quindi ne applico abbastanza. Di solito la sera sempre faccio così. Dopodiché applico il mio Roche Posay per le varie macchie e i vari brufoli che ho sul viso. Io pensando che col passare degli anni i brufoli spariscono, invece no, mi fanno compagnia. E questa è la gioia della vita. La Roche Posay me l'aveva consigliato il mio dermatologo, come vi parlo, di 10 anni fa, e quando comincio ad avere i brufoletti in faccia vado a prenderla perché mi aiuta tantissimo. Invece questa qua, questa marca si chiama Volare Cosmetic, che va bene per viso e collo, aiuta a schiarire le macchie e togliere via le macchie dei brufoli. E schiarisce la pelle. Io lo uso più che altro per schiarire le macchie. Dopodiché vado a applicare Sean Skin Food di Lidl, questa marca qua, e le aggiungo Ordinary in polvere, che sono niacinamidi. I niacinamidi, chi non lo conosce, sono importantissimi per togliere i brufoli, per togliere le macchie dei brufoli. I miei trattamenti ultimamente si basano su questo. E quindi cosa faccio? Prendo una buona quantità della crema e ci aggiungo un cucchiaino, come vedete, di niacinamidi. Mescolo bene e le applico sul viso per sul video, questa parte qua, quindi lo applico sul viso. Dopodiché uso la mia spatola che mi aiuta, che la mia pelle assorbe tutti i prodotti che ho messo su, e veramente funziona. Quando lo applicate, proprio sentite la pelle più asciutta. E adesso vado a usare la vitamina C, questa marca qua, che ha il 27%, la uso da un po' di anni, costa solo 8 euro, però ne vale la pena. Comunque nella descrizione sotto vi lascio tutto, vi lascio tutti questi prodotti e dove lo trovate. Comunque bella gente, mi raccomando, se vi piacciono questo video, se piacciono i miei video,
lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. E adesso andiamo a scaldare bene la vasellina, così diventa molto più morbida, riusciamo a stenderla meglio sul nostro viso. Io ho messo una buonissima quantità sia sulle labbra che sul collo e la lascio agire tutta la notte. Dopodiché vado a mettere questo siero per le mie ciglia e di chicco. Se non avete questa cosa qua, potete utilizzare semplicemente l'olio di ricino. E buonanotte. Adesso mi sono appena svegliata con il mio faccino da puntini puntini puntini. Adesso vi faccio vedere il risultato. E vado a lavare il viso col mio sapone, il mio gel, e vediamo il risultato insieme. Vi garantisco, la sensazione che avete sulla pelle è una sensazione veramente di idratazione, vi lascia la pelle ben contro luce, non si vede, non è una bella giornata quindi non c'è abbastanza luce, però ho la pelle luminosa. Lascia la pelle super idratata, molto luminosa. Ragazze e ragazzi, lo dovete proprio provare. E fatemi, mi raccomando, fatemi sapere. Adesso invece vi faccio vedere due tecniche per usare la vasellina. Poi nei prossimi video farò sicuramente dei short video dove faccio vedere i vari usi che si possono fare per la vasellina. Questa qua invece praticamente prendiamo una candela, un cucchiaio, ci mettiamo una buona quantità di vasellina, dopodiché la facciamo sciogliere. Mi raccomando, bella gente, se avete, a voi non vi costa assolutamente niente, però a me mi cambia tanto, perché ho quasi il 95% della gente che mi segue che non è iscritta sul canale, quindi a voi non vi costa niente ma a me mi fa tanto. Vi chiedo se potete iscrivervi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità e sostenete il mio lavoro. La facciamo sciogliere, io ho avvicinato troppo il cucchiaio quindi si è bruciato sotto e quindi mi ha lasciato un po' di bruciore, un po' di non so come si chiama, un residuo nel contenitorino. Mi si è pure spento, adesso lo accendo un'altra volta. Vado a applicare il profumo. Potete creare questo profumo da borsetta, semplice e veramente dura. Io lo sto usando da una settimana e proprio mi piace. La mescolate, la amalgamate insieme e voilà, il nostro profumino da borsetta è pronto. C'è la mano sporca. Invece adesso vi faccio vedere un video che ho trovato in giro, come usare la vasellina come un lucidalabbra idratante e colorato. Io aggiungerei anche qualche olio, aggiungerei il burro di karité per darle il tocco finale. Bella gente, spero che vi iscrivete al canale attivando la campanellina. Alla prossima!